Diciamo che non è dotato. No, si è dotato di specchio. Che cavolo sto dicendo? E questo Belber. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Video dei preferiti in collaborazione con Valentina. Che saluto e ringrazio. Ringrazio per questa collaborazione che io adoro. E vi lascio il link del suo canale e del suo video. E non ho mai parlato di Valentina. Valentina, secondo me, è una persona molto interessante perché, oltre ad essere ovviamente una persona che ama il trucco e quindi le piace truccarsi, ma è anche una sportiva e anche molto brava. Io la seguo su Facebook e ogni tanto vedo quello che combina. E devo dire che sei veramente molto bravo, Valentina, complimenti! Ma oltretutto le piace anche lavorare il fimo e fare tante creazioni molto molto carine. Quindi, insomma, non ho mai speso due parole e secondo me era doveroso farlo. Secondo me era arrivato anche il momento. Iniziamo subito questo video, solo bella pimpante perché ho solo tre prodotti, almeno non vi annoio, dai, un video bello corto corto, così piccolo piccolo dei miei preferiti di settembre. Sono veramente pochi, non perché io non abbia prodotti, come potete notare, ma perché veramente mi hanno stupita. Sono tre prodotti che appunto ho utilizzato spesso a settembre, per non dire quasi per tutti i miei make-up. Partiamo da questo ombretto di NYX che è favoloso, della linea, non so se è giusto che si pronunci così, ma io ve lo dico perché è fantastico, della linea Prismatic. Io in questo caso preciso ho Girl Talk, ma sono tutti tutti fantastici. È questo bellissimo ombretto che oltretutto ho su per questo trucco, perché secondo me quando mettiamo in risalto le labbra con questo fucsia sono abbastanza risalto, ci vuole un ombretto, però io non credo sia proprio necessario, come dire. Però secondo me anche dare comunque luminosità aiuta e sì, insomma, è una scusante per dirvi che io adoro questo ombretto qui ed è fantastico. Trovo adorabile anche la scatolina, come vedete ha il fiocchettino, è argentata, questo è il colore. Scusate per le unghie, devo sistemare un po' la situazione. Ma tornando all'ombretto, come potete vedere, guardate, guardate, luce pura. Secondo prodotto, io l'ho adorato da quando l'ho visto. Qualche ragazza che seguo di YouTube o su Facebook aveva pubblicato la foto. L'ho adorato quando sono arrivata in negozio, l'ho adorato ancora di più quando l'ho avuto tra le mie mani. Ma basta cianciare, parlare e dire cose a caso. E ve lo faccio vedere. È lui, sì, il blush di Kiko. Sa di cioccolato, comunque qualcosa di dolce, quindi già il profumo per me è molto importante, anche se dobbiamo solo truccarci, quindi ha un profumo molto delicato, però buono. E in particolare io ho questi due colori qui. È stato lui il blush di Kiko, io in particolare ho questi due colori, qui c'è lo specchio, vediamo di non accecarvi perché c'è veramente un riverbero. Perché c'è luce, ecco, così è anche carino perché sembra che sia doppio ed è fantastico. I colori sono veramente fantastici. Utilizzo, sono in fissa, devo dire la verità, tra i due come blush per questo qui. Questo invece, appena l'ho visto in negozio, come l'ho detto anche durante il tutorial applicazione perché mi piace acquistare i prodotti e farveli vedere subito all'opera. Come ho detto nel video, questo qui, quando l'ho visto in negozio, l'ho pensato per metterlo sulla palpebra come ombretto, non lo so, mi sembra un bel punto luce, è molto chiaro, infatti l'ho utilizzato già. E quindi sì, insomma, questo blush di Kiko mi è piaciuto veramente tanto. E finisco perché, come vi avevo detto, avevo solo tre prodotti, numero perfetto comunque. Ed è questo rossetto che ho su perché mi piace tanto, anche se si è suicidato ed è diventata una cosa scena. Non ve lo posso neanche far vedere perché si è suicidato. Ho aperto il tappo e potapum, mi è caduto sul pavimento. L'ho recuperato, ho dovuto grattare, insomma, fare un casino. Questo è quello che posso farvi vedere. È un disastro. Vi si suicidano i prodotti make-up. A me sì. Mi cadono e si suicidano. Forse non vogliono stare con me. Non lo so. Comunque, questo rossetto
prodotto di Deborah, il Velvet Lipstick. Io non so se è un'edizione limitata, comunque se lo trovate compratelo, perché ho mangiato del pesce fritto. Chi se ne frega di cosa hai mangiato, però secondo me, appunto, per il tipo di piatto, essendo fritto, mi aspettavo di perdere appunto questo rossetto via via durante la cena, come mi capita comunque con tanti tanti rossetti. Non è successo, certo è andato via un pochino, però in modo omogeneo, invece altri orrore me li ritrovo, insomma, in modi pietosi, e invece no, devo dire la verità che mi ha davvero colpita. Peccato che si sia suicidato. E quindi il video è finito, ragazze e ragazzi, ve l'avevo detto corto corto, come promesso all'inizio, tre prodotti preferiti del mese di settembre. E spero tanto che vi sia stato utile, quindi se siete indecise sul blush di Kiko, facciamo il nota bene, acquistatelo anche se costa 10,90 € perché è bello pigmentato, si sfuma bene e secondo me ha il doppio uso, si può usare come ombretto anche per illuminare, diciamo così, o dare un po' un tocco particolare al nostro trucco. L'ombretto di NYX assolutamente, perché come vedete ho applicato solo lui. E fa tutto il make-up, ci alziamo e siamo pronte. Velvet Lipstick di Deborah. Se lo trovate, prendetelo perché è, a parte che è stupendo dalla prima applicazione, poi se mangiate vi resta. Quindi io ve li consiglio e vi ricordo di andare a vedere il video di Valentina. Io vi ricordo di andare a vedere il video di Valentina, mi raccomando. Se vi è piaciuto questo video, mettete il like perché se no prima o poi i miei video non li vedete più. Con questo è veramente tutto, spero tanto che il video vi sia piaciuto o che vi abbia tenuto comunque compagnia. E noi ci vediamo al prossimo video se vi va. Ciao!